Volevo fare una cosa di buon auspicio per questo lavoro, per questa elaborazione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Quello che vedete alle mie spalle, oltre a Mario, è l'SR20 praticamente completato, dove abbiamo montato tutto. Abbiamo preferito arrivare a una conclusione dove montavamo tutti i pezzi fuori camera per discorsi di tempistiche, ma oggi vedremo la parte più importante, che è quella dell'inserimento all'interno della macchina. Quello che abbiamo montato rispetto alla scorsa volta, oltre alla parte sopra, dove vedete ora un provvisorio coperchio brutto e originale, montato proprio per non rovinare quello verniciato che comunque andremo ad installare, è tutta la parte sotto della coppa dove siamo andati a chiudere, le varie pulegge, qui vedete il meraviglioso super damper che noi installiamo su tutti i nostri motori, qui nella parte sinistra del motore abbiamo un turbo HKS bendato JDM, una turbina della Madonna, messa su provvisoria. Adesso vi spiego perché provvisoria. Da questa parte ovviamente il collettore d'aspirazione con tutti i suoi tubi, motorino d'avviamento e il suo bellissimo cambio. Torniamo a noi, perché un turbo provvisorio? Allora, ho deciso per varie vicissitudini di montare il motore in macchina originale. Questo perché? Per via di componenti che possono tardare, lavorazioni che possono tardare, pezzi e robe varie, si sarebbe allungato troppo, diciamo, il contenuto, quindi l'uscita del video successivo dove mettevamo in moto la macchina. Quindi, onde evitare di far passare troppo tempo e farvi aspettare, metteremo in macchina il motore con i componenti originali che non servono per fare cavalli, che poi questa è una turbina della Madonna, però noi non dobbiamo andare a tirare, dobbiamo fare il rodaggio. Quindi cogliamo l'occasione per montare, mettere in moto, se riusciamo già in questo video che potrebbe essere interessante, fare il nostro rodaggio con le nostre impressioni. Quindi a questo punto salta fuori un altro contenuto, che è quello dove vi spiego nel dettaglio come funziona un rodaggio e perché si fa un rodaggio. Magari poi potremo fare anche un test di compressione alla prima accensione, un test di compressione dopo 1000, 2000, 3000 km, in modo da farvi capire perfettamente come funziona il rodaggio e a cosa serve, perché noi lo facevamo sugli scooter, primi 100 km vai piano e poi apri tutto. Non funziona così il rodaggio, ci sono delle motivazioni importanti, specialmente su un motore forgiato come questo. Detto questo, credo non ci sia nient'altro da dire, se non è arrivato il momento di infilare il motore in macchina e cominciare ad attaccare i fili e stringere i bulloni. Siamo pronti? Siamo pronti. Siamo pronti. E a proposito di calare il motore in macchina, vi faccio vedere questa clip che avevo girato, diciamo, prima di mettere la macchina sul ponte, così capite anche cosa abbiamo fatto al vano motore. Ok, prima di inserire il motore all'interno della macchina, voglio farvi vedere che cosa abbiamo fatto anche nel vano motore per accoglierlo al meglio. La macchina aveva tanti anni sulle spalle, il vano motore era scolorito, aveva vari segni del tempo, inoltre il cliente aveva preso un piccolo albero, mi pare, e quindi si era un po' tutto piegato e distrutto. Abbiamo fatto costruire dei supporti speciali per ricostruire tutto il muso, inoltre, già che c'eravamo, abbiamo fatto modificare la parte anteriore, quindi tutta questa parte, per accogliere un intercooler molto speciale su richiesta del cliente, perché questa macchina deve essere sempre fatta sulla scia di un'auto stealth, di una slipper. Quindi abbiamo dovuto veramente pensare tantissime soluzioni per far sì che questo possa essere possibile. Dopo aver fatto tutto questo, abbiamo fatto riverniciare completamente il vano motore in nero e revisionato la scatola di sterzo, perché così, in questo modo, non dovremo mai più andare a mettere le mani in tutto ciò che non è il vano motore. Vai, cala un po'. Vado giù? Sì, voglio. Vai, vai. Cala giù. Cala, cala. Ok. Basta. Cala giù. Bene, non so quante bestemmie si sono viste, perché credo che le taglierò per essere più friendly.
Il motore è stato messo dentro, lo abbiamo messo nei suoi supporti, adesso inizieremo sicuramente col stringere i supporti motore, dopodiché inizieremo a collegare cablaggio, tubi, tubetti, fascette, bulloni, è un lavoro lunghissimo, ci vuole un sacco di tempo e ci avviciniamo sempre più alla prima messa in moto della macchina che voglio mettervi in tempo reale in questo video, se ce la facciamo. Sono abbastanza agitato perché è un progetto che ci sta portando via tanto tempo, ne abbiamo tantissimi in corso, ho scelto di portare questo perché mi piace e secondo me meritava far vedere tutto e vedere la macchina adesso con di nuovo il motore al suo interno comunque suscita una certa emozione, una certa agitazione. Ci vediamo, diciamo, a un lavoro più inoltrato. Molto bene, dopo parecchie ore che Mario ha lavorato per collegare, il risultato è questo. Come vediamo, il vano motore si è già popolato di diversi cablaggi, accessori, tubetti e robe varie. Adesso praticamente ci stiamo quasi avvicinando alla prima messa in moto, giusto? Ci siamo quasi. Che cosa manca? Radiatore. Radiatore dell'acqua. Radiatore dell'acqua e il tubo dell'intercooler. Dopo. Ok. Basta. Ti prendo il radiatore dell'acqua. Prendi il radiatore. Quindi lo posizioniamo nei suoi supportini. Guarda che bello. Manca anche questo tubo qua. Mettiamo prima il carter della ventola. Il carter della ventola, quello di plastica. Eccolo qua. Che bel sistema. Questo poi lo andiamo a eliminare. Questo andrà eliminato. Mettiamo due belle ventole singole, elettriche. Infatti non ho neanche perso tempo a pulirlo perché tanto... Sì, diciamo che come vi dicevo prima, questo è un setup provvisorio per il rodaggio, poi torneremo a tirare via tutto ciò che è originale e andremo a modificare. E ragazzi, siamo a buon punto perché radiatore dentro, la ventola è già attaccata, adesso prendiamo il carter, il convogliatore dell'aria, giusto? Di quello che ci dicevi prima, attacchiamo il tubo sopra e il circuito dell'acqua praticamente è chiuso. I tubi li ho già stretti, quelli dietro? I tubi dietro. Sono stretti, le bobine mi paiono collegate e attaccate. Mettere da parte? Quella, la pompa dell'ABS invece vedo che non è collegato a niente perché dobbiamo spostare gli attacchi, no? Se non ricordo male. No, ricostruiamo tutto l'impianto perché abbiamo tolto i tubi rigidi. Okay. Quindi sopra. Quello resta così, diciamo, non possiamo muovere la macchina in questo momento. Però arriviamo almeno a metterla in moto. E l'intercooler abbiamo rimesso quello originale, che è quello che vedete qua. Ma in realtà... Vedete che piccolo brutto nell'angolino lì sotto nascosto, ma in realtà abbiamo già preparato un intercooler maggiorato bellissimo che vi faremo vedere quando andremo a fare la seconda parte della serie dove modifichiamo la macchina. Così è anche più semplice spiegare le differenze tra un componente vecchio e uno nuovo, perché un conto è partire dalla base e spiegare dallo smontaggio al montaggio ogni singolo componente che come vedete ci vuole troppo tempo e qualcosa bisogna saltare. Mentre invece dopo si tratta solo di fare delle modifiche, sostituire i pezzi, diciamo, originali OEM con quelli elaborati e modificati e quindi lì veramente ci soffermeremo. Differenza tra vecchio intercooler e nuovo, differenza tra altre cose che non vi sto a spoilerare. L'unica cosa che purtroppo non si è vista e che ve la siete persa, e questo mi dispiace un po', è il discorso della frizione. Su questa macchina abbiamo tolto la vecchia frizione che era... abbastanza normale, una frizione eBay style, e abbiamo installato una bidisco in rame, quindi una bellissima frizione. Purtroppo sono uno scemo, mi sono dimenticato almeno di fare una copertura del pezzo prima di metterlo dentro nel cambio, quindi non lo vedremo più. Fino a che non tireremo giù il cambio, perché volerà via appena alzeremo la pressione del turbo. Anche il coperchio, come vedete, lo abbiamo sostituito rispetto a quello che c'era a inizio video, che era uno originale vecchio. Adesso ce n'è uno sempre originale, ma completamente riverniciato, nero, con una vernice epossidica, giusto? Proprio fatta apposta per questo tipo di cose, è tutta un'altra cosa. Adesso mi accingo a installare il pezzo più importante di tutta questa elaborazione, che ovviamente Mario ha affidato a me, perché è una grandissima responsabilità, ovvero il manicotto dell'acqua che collega il radiatore al motore, che è veramente... complesso da installare e una grande responsabilità. Vediamo se riesce a metterlo dritto. Tanto devo capire come va, credo così. Allora, da una parte l'abbiamo messo e anche dall'altra, quindi ho compiuto un grande lavoro. Adesso andiamo ad allargare le fascette.
Ok, posto. Perfetto, la parte più importante è fatta e adesso possiamo andare avanti. Questa è la tubazione che collega questo orripilante intercooler, se vuoi venire a far vedere da qua, se riesci. Guarda che sistema brutto, è brutto. Collega l'intercooler che originariamente la Silvia, come vi dicevo prima, qua sotto nell'angolo, all'aspirazione sopra. Quindi veramente brutto brutto. La fascetta ce l'abbiamo, quindi... Ci manca però il manico. No, è di plastica, va dentro e basta. Ah, va dentro così, sì. Orripilante. Ecco fatto. Quello va collegato all'aspirazione e anche il circuito intercooler è chiuso, quindi acqua chiuso, intercooler chiuso, cablaggio c'è, turbo abbiamo dovuto tirare via da un'altra macchina che per fortuna avevamo qua l'aspirazione per questo tipo di intercooler, perché la turbina è diversa, perché è una turbina GDM. Questo va stretto forse. Ah, lo appoggi là, lascialo pure. Ah, lo appoggi, tanto non dobbiamo dargli pressione, dici, no? Giustamente. Tutto chiuso. Mettiamo l'acqua, l'antigelo, con un professionalissimo secchio azzurro. Riempiamo il circuito dell'acqua con dell'acqua, proprio acqua normale. Proprio perché serve solo per mettere in moto la macchina, farla girare qualche momento, dopodiché svuotiamo e mettiamo l'antigelo, quello professional che costa una marea di soldi, che non ha senso sprecarlo, perché molte volte quando si va ad accendere una macchina magari c'è una fascetta, un tubo, ti va l'antigelo per terra da 50 euro al litro e non conviene per niente. Questo abbiamo imparato negli anni. Io dico che non chiudiamo il tappo dell'acqua, okay. Non lo chiudiamo. Prova a collegare la corrente. Vai dentro in macchina, mi dici se si accende il quadro. Sì, ok. E poi facciamo una prova. Va bene. Vado? Adesso proviamo a girare il quadro, vediamo se... Ok. Le spie ci sono. Prova a far girare il motore. Adesso sai che c'è quel problema che col quadro girato si stacca la chiave, quindi non è colpa mia, Pier, non è colpa mia. Bisogna mettere a posto questo blocchetto, quindi devi trovare il punto giusto per farla partire. Eccolo. Ok. Guarda, fai una cosa, fai girare il motore finché non si spegne la spia dell'olio. La spia dell'olio. Quando okay. Si spegne me lo dici. Spenta! Prova a fare l'avviamento, ancora. Oh! Oh! Mi pare che è partito. Qua è tutto spento, spie, solo l'ABS, ma vabbè. Spia dell'alternatore spenta? Sì. Solo l'ABS. Cazzo, sta acceso, ragazzi. Posso scendere? Non vanno, eh. Non vanno i finestrini. Non vanno neanche i finestrini, Pier. Va bene. Che emotions. Il motore è andato in moto. Avevi dei dubbi? No, no. Dai, però è sempre un momento complesso. Sono contento, gira già bene, non traballa, nonostante poteva esserci qualche tubetto di contropressione scollegato. Adesso vedo che ti sei preso quell'aggeggio là. Che cosa vuoi fare? Controllare la fase. Controllare la fase? Bene. Controlla la fase. Pistola che si chiama pistola stroboscopica, giusto? Esatto. Esattamente quella che si usava sulla 127. Perfetto. E fai vedere in camera cosa fa. Fa tipo dei flash. Sì. No? E lui con qua dentro, non so se riesci a far vedere, Gabri. Guarda di qua. Spara il flash. Spiega cosa stai facendo. Adesso praticamente stiamo illuminando la puleggia per vedere in che punto scocca la scintilla del primo cilindro. Porno, questo è porno, ragazzi. Porno e trucchi. È perfetto, devo dire.
A 20 gradi. Dice anche perfetto, si sta anche vantando. A 20 gradi, giusta. Ehi, ehi, ehi. Ha un po' di fumo qua, vedete, perché c'è lo sporco, c'è il grasso, sono le bende che si stanno adattando, quindi è tutto normale. Per adesso non vedo neanche fuoriuscire acqua, olio, quindi siamo più che a posto in questo momento. Bene, il motore ha girato per circa 15 minuti in tutta tranquillità. Sì, incredibile che tiene perfettamente il minimo, gira dritto. Stranamente tiene il minimo. Stranamente tiene il minimo. Stranamente tiene il minimo, quindi sono contento. Le bende si sono quasi biscottate, non smetto di rompere il cazzo perché fanno un sacco di fumo, però per il resto è praticamente tutto a posto, non ci sono state perdite strane, olio, niente, incredibile. Questa volta è andato tutto perfettamente come doveva andare, liscio, anche a livello di raccordi, no per il motore, quello lo sapevamo che andava liscio, però può scapparti la fascetta, il raccordino, la stupidaggine, che poi si sta a 2 minuti. Adesso ha raffreddato un pochino, riproviamo a fare una seconda accensione, voglio sentirlo girare ancora, sì, ho 3 mesi che aspetto, per cui ci diamo una seconda accensione prima di chiudere, tutta per voi. Siamo di nuovo, avete sentito un po' di fatica perché siamo collegati con la batteria usata sul pavimento, perché la batteria dobbiamo spostarla e mettiamo nel baule, quindi dobbiamo rifare l'impianto della batteria, per cui abbiamo una batteria usata per terra, quindi fa un po' di fatica, ma sentite come gira. Direi che possiamo chiudere il video, direi che possiamo anche chiudere, spegnere il motore, che ecco fatto, ce l'abbiamo fatta. Ma hai le mani sporche? No, sei tu che c'hai le mani pulite, che è diverso. Oh, va bene. Vabbè. Allora, ricapitoliamo. Siamo riusciti a concludere tutto l'assemblaggio. Oggi abbiamo inserito il motore. 8 ore di lavoro dopo siamo riusciti anche ad accenderlo. È partito praticamente subito, perché ha fatto 2 giri. Sì. Ci tengo a specificare che il motore ha già girato, nel senso che prima di metterlo dentro qui e provare ad accenderlo, allora, a banco... No, prima caricato l'impianto dell'olio, okay, a mano. Poi dopo, senza le candele, è stato fatto girare, sì, e l'olio senza il coperchio è arrivato fin sopra le cam. Vediamo se riesco a farvi vedere questo con la copertura. Fin sopra le cam e dopo, a quel punto lì, l'abbiamo installato sulla macchina e quindi l'impianto dell'olio era già carico, certo, quindi eravamo già a posto. Abbiamo caricato l'impianto della benzina 2 o 3 volte prima di fare l'accensione, quindi per quello che sostanzialmente è partito, sì, subito. Non è che motore nuovo, giriamo la chiave, facciamo partire. Noi di solito qui, essendo piccolo, ci arrangiamo con questi metodi facendo la mano. Esatto. In altre auto abbiamo delle pompe apposta, no, per mandarlo in pressione, sì, sì, quindi il motore parte che è già carico di olio. Questo serve per non far mai girare le bronzine a secco. Quando c'è il motore nuovo, pompa nuova, tutto vuoto... Se non carichi l'impianto... Quel momento quando lo metti in moto girerà a secco. Esatto. Ci sarà un attrito di merda. Per cui direi che è arrivato il momento che vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like, venire a seguirmi sui social, Instagram, il social dell'officina Angelo Nero Performance. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Ovviamente la serie non è finita, riprenderemo a breve, appena arriva tutto il resto, per upgrade di turbo, elettronica, intercooler. Non vi voglio spoilerare, ma verrà fuori una roba incredibile. E ci vediamo nel prossimo video e ciao!